un programma in collaborazione con Mondialux per trovare la tua luce. Mama takes bitch home of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel like locking on heaven's door. Now I'm knocking on heaven's door. Now I'm knocking on heaven's door. And now I'm knocking on heaven's door. Vito! Buongiorno, buongiorno a tutti, ben svegliati. Suora Anna Monia! Buongiorno. Eccola qua, responsabile di tutte le scuole paritarie in Regione Lombardia, ben trovata. Grazie, non solo, beh, un sacco di cose. Oh, è arrivato in anticipo, non si sa. Non capita non spesso. Ben svegliato. Grazie. Gianluca Corrado, buongiorno. Movimento 5 Stelle dal Consiglio Comunale di Milano. Buongiorno a tutti, salve. Invece sempre puntuale, dobbiamo salutare anche il bar di della Bovisa, esatto, diciamo così generico, l'onorevole Peluffo, PD. Buongiorno. Della Camera dei Deputati. Buongiorno. Ciao Vinicio, buongiorno, eccolo qua. Allora, ben trovati ragazzi, adesso velocissima rassegna stampa, vi faccio vedere dove ci porta, ma i giornali sono ancora più avanti della rassegna stampa cartacea, vi spieghiamo tra poco perché, però siccome ce ne siamo occupati a lungo la scorsa settimana, cari amici, buongiorno, vi invitiamo già a chiamare, ieri c'è stata una fiaccolata a Ghedi per la sicurezza. Siamo in provincia di Brescia, dove 400 persone sono scese in strada per pregare per Francesco, che sta lottando tra la vita e la morte. Non so se ve lo ricordate, questo splendido ragazzo di 36 anni che in seguito a una rapina in casa ha di fatto in fin di vita. Quindi adesso sentiamo un attimino un aggiornamento con Daniele Porro, poi arriviamo alle notizie di giornata. C'è prima il servizio di Porro, vai. Mentre si continua a dare la caccia alla BMW di colore chiaro con a bordo i tre rapinatori che hanno aggredito Francesco Scalvini, a Ghedi questa sera in Piazza Roma si terrà una manifestazione per chiedere maggiore sicurezza e ribadire la necessità di dare un giro di vite serio e rigoroso sul tema della certezza della pena dopo gli ultimi assalti nelle case da parte di vere e proprie bande specializzate. Il corteo terminerà proprio davanti a casa Scalvini, il luogo dell'aggressione. Non posso dirle quello che penso, perché a dirle quello che penso mi mettono in galera, perché la gente onesta adesso la mettono in galera, perciò me ne sto zitto e spero che non mi capiti a me. I tre rapinatori dell'est erano già attivi nella bassa bresciana da diverso tempo. Pare che non fosse la prima casa visitata negli ultimi mesi. È successo recentemente a Manerbio e anche in quel caso l'auto era riuscita a scappare prima dell'arrivo dei carabinieri. I residenti della zona di Ghedi sono ormai esasperati. Ce l'ho detto anche al vigile. Quella via lì, via Francesco Fatarca, che è quella lì, che fa 15 rapine, è meglio cambiare il nome, la via delle rapine. A mio zio sono entrati in casa 5 volte, l'ultima 20 giorni fa avrebbero potuto essere gli stessi che sono entrati da lui, da Scalvini. È andato su dalle scale, si è trovato la pila in faccia, però lui è scappato, non li ha affrontati perché era da solo e sono scappati dal retro. E qua bisogna stare chiusi in casa e basta. Hey.
ragazzi, vale la pena di una riflessione insieme agli ospiti su quanto abbiamo appena sentito. Sorana fa così con la testa e dice, hai visto, anche perché adesso al momento non li hanno ancora trovati, qua c'è la caccia ovviamente ai banditi, ma c'è soprattutto un ragazzo che sta morendo, che è in fin di vita in seguito ad una rapina. Dice, non è la prima volta che succede nella zona, Soranna, e adesso queste persone comunque che hanno proprio provocato grazie Mimmo, questo è il ragazzo Francesco, stiamo parlando di questo ragazzo, di fatto ancora no, sono in giro, sono ancora liberi. Allora, esiste il perdono, Soranna, ma prima del perdono facciamo un'analisi della situazione. Sì, il perdono in realtà non può mai avvenire senza la giustizia, è un'altra faccenda. Qui evidentemente questi fatti di cronaca che si susseguono domandano un'analisi lucida sulle misure di sicurezza, ma anche sulla certezza della pena. Perché in un paese dove ci sono una serie di diritti, e ne abbiamo parlato tante volte, che non trovano poi una garanzia concreta su un continuo scaricabarili di una sociale, istituzionale, anche degli stessi cittadini o di una politica che più di una volta intravedo quale incapace di riappropriarsi del proprio ruolo educativo senza un rimbalzo di responsabilità, lascia poi i cittadini spesso smarriti, perché qui abbiamo una famiglia che vive il dramma di questo giovane che è in fin di vita, ma poi abbiamo anche la paura di tutti gli altri che cercano di esorcizzare con il capo espiatorio, che non va neanche mai bene questo. Quindi in un paese civile e democratico bisognerebbe far bilanciare diritti e doveri sotto lo sguardo garante di uno Stato capace di garantire prima ancora di far scivolare responsabilità e rimbalzo di responsabilità inutili. Sentiamo tutti gli ospiti, poi arriviamo alle telefonate e anche alle notizie di giornata, perché proprio non è che apriamo modo, non è che continuiamo con qualcosa di positivo, però prego Corrado, sentito, lo Stato dovrebbe... Sì, lo Stato dovrebbe agire sicuramente sotto svariati aspetti. Da un lato quello del presidio del territorio, che chiaramente sta diventando un problema, dall'altro quello dell'amministrazione della giustizia. Sotto entrambe le questioni c'è un problema economico di fondo, un problema di risorse, perché sia nel presidio del territorio, nel numero e nelle dotazioni degli agenti che possono verificare quello che effettivamente accade e quindi prevenire una serie di vicende di questo tipo, dall'altro lato, ancor prima delle norme, quindi della certezza della pena, il funzionamento dei tribunali. E di pochi giorni fa la notizia formale, data in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, dove a Milano, che è il tribunale sostanzialmente più efficiente d'Italia, manca circa il 30% dell'organico, sia sotto il profilo dei magistrati che sotto il profilo del personale di cancelleria. Allora è evidente che ancora prima di parlare di legge, quindi di andare a modificare le leggi e in particolare le pene inerenti a questi reati, dobbiamo fare in modo che il sistema giustizia possa funzionare in un certo modo. Così come dobbiamo fare in modo che gli agenti sul territorio abbiano le risorse necessarie per fronteggiare problemi di questo tipo. Questi due aspetti, poi si può anche discutere dei singoli reati. Per esempio, di recente uno dei reati che aveva creato grande allarme sociale, l'omicidio stradale, ha avuto un incremento di pena che io reputo in parte positivo, in parte forse per alcuni versi eccessivo rispetto al contesto della totalità del codice penale, perché è anche corretto che un sistema giustizia abbia i reati, le pene previste per i reati siano proporzionate tra l'uno e l'altro reato. È sproporzionato rispetto ad alcuni altri reati, per esempio lesioni e omicidio stradale sono diventati un nuovo reato, le lesioni colpose venivano punite fino a un annetto fa con una mera multa, oggi si arriva a 3 anni di carcere. Però. Quindi è evidente che poi si devono fare dei bilanciamenti. Lo facciano fino alla fine. Ma il primo reato entro i 2 anni non lo si fa in questo paese. Cioè è proprio strutturato. Il primo reato entro i 2 anni non si va in carcere, perché di fatto automaticamente scatta la sospensione della pena. Chiaro. Però tu dici rispetto a... Io dico va. No, io dico innanzitutto questo, perché lo ricordavi tu, Giorgia, che oggi è prevista una manifestazione, credo che in questo momento il sentimento di tutti sia quello
della preghiera e della speranza per la condizione di Francesco. Credo che questa sia la prima preoccupazione che animerà la manifestazione, che anima tutti quanti, si rivolgono a quello che è accaduto. La seconda questione, veniva detto, è che questi vanno presi, insomma, stanno facendo di tutto. Stanno facendo di tutto, è fondamentale che questi vengano presi, vengano assicurati dalla giustizia e paghino per quello che hanno fatto. La terza cosa, nel servizio venivano richiamate anche alcune questioni molto specifiche di quel territorio. Richiamavano il fatto che c'è stato più di una volta la rapina in quella zona, un problema di illuminazione. Allora, su questo, siccome c'è il comitato per la sicurezza in prefettura, io credo che sia già stato riunito. In casi come questi, per esempio, una questione che a volte sembra banale, ma gli amministratori cittadini sanno quanto sia importante, l'illuminazione di alcune zone. La seconda cosa, siccome la presenza sul territorio delle forze dell'ordine c'è ed è significativa, a volte basta coordinare di più la presenza tra la polizia locale, le forze dell'ordine, carabinieri e polizia, mettendo anche insieme per esempio la polizia locale di diversi comuni. Sono tanti comuni più piccoli, da soli non riescono a garantire tutta la giornata e soprattutto la notte in termini di turni di pattugliamento. Mettendosi insieme si riesce a tutelare di più e garantire il territorio. La presenza delle telecamere, io non sono perché le telecamere siano in ogni luogo, in ogni anfratto, però spesso sono da un lato un deterrente e dall'altro ci consente di ricostruire che cosa è accaduto. Quindi queste che sono scelte che tante amministrazioni hanno fatto, stanno facendo, poi lì bisogna conoscere meglio la situazione, però sono cose che si possono fare subito, nell'immediato. L'ultimo riferimento, siccome è stato appena inaugurato l'anno giudiziario, Corrado faceva riferimento a quello, è stato fatto sabato mattina anche a Milano, le carenze di organico nel nostro paese è una cosa che ci trasciniamo dietro, e per quanto riguarda i magistrati e le funzioni amministrative. Io voglio soltanto ricordare che il problema c'è, questo lo sappiamo. Nelle ultime due leggi di bilancio abbiamo sbloccato le assunzioni anche per esempio utilizzando personale che in altri luoghi della pubblica amministrazione e viene destinata ai tribunali. Quindi non è solo il concorso, le nuove assunzioni che si sta facendo, ma anche l'utilizzo di personale che attualmente da altre parti della pubblica amministrazione lì non è prioritario, è invece prioritario nei tribunali, e questo si sta facendo. Va bene, allora ascolta, io direi di fare una cosa, fondamentalmente vabbè, vi leggo i titoli principali, poi subito le telefonate, parleremo tra pochissimo di quello che è delegato, anzi no, non è legato, aspetta, no, è la questione immigrazione, però dopodiché dietro quello che sta facendo Trump c'è tutt'altro, c'è tanto altro, parliamone. Rivolta contro il bando di Trump, proteste dall'Europa e da 16 stati degli Stati Uniti, giudici bloccano i rimpatri, parziale retromarcia, vi spieghiamo anche il perché, poi c'è Re Federer che elogia il pareggio, passiamo a Repubblica, eccolo qua, Trump solo contro tutti, Merkel e Trudeau, critiche dal mondo, ma lui conferma la linea dura, non farò come l'Europa, dei giudici stop alle espulsioni degli immigrati con visto, proteste negli States, aziende in rivolta, ha già risposto Repubblica, la parziale retromarcia. Coloro che hanno la green card hanno la possibilità comunque di non essere espulsi, quindi parziale retromarcia in questo senso. Il giornale, muro buonista contro Trump, il presidente, in Europa è caos, io difendo i confini, ma negli Stati Uniti scoppia la rivolta e la Corte europea impone all'Italia processi infiniti via la prescrizione. Intanto crolla un altro pezzo a Pompei, colpa dei sindacati, i crolli sono colpa dei sindacati, dice il test segreto, Emiliano minaccia il PD, scissione, carte bollate. Caccia. Allora io direi a questo punto con Federer, il ritorno del re a 36 anni che vince l'Australia Open. Allora io sentirei qualche telefonata, Vito, poi andiamo ovviamente sulla questione immigrazione che sta tenendo banco, anche perché oggi sul Corriere della Sera, guardate qua invece cos'è successo, non c'è sui giornali, vi dicevo, in Quebec, a Quebec City, assalto alla moschea durante la preghiera, 6 morti, 2 uomini hanno fatto irruzione nel centro islamico armati di fucili d'assalto e hanno aperto il fuoco intorno alle 20, ora locale. All'interno dell'edificio c'erano decine di fedeli in preghiera. Attacco vigliacco, parla il primo ministro Trudeau. Allora, sentiamo qualche telefonata. Pronto. Ciao, buongiorno. Pronto, buongiorno. Chi è?
Pronto? Chi sei? Sono io? Sì. Ciao Giorgia, sono Nando da Pioltello. Ben trovato. Ma sulla faccenda dei Ghedi ti dico solo una cosa. Ieri facendo zapping ho trovato la pubblicità di un'agenzia immobiliare del Pavese dove ho dei parenti, stavo lì a guardare quelle case, quelle villette. Sì. Pensavo proprio a quel ragazzo lì. Ho detto, se dovessi prendere casa da quelle parti, magari mi trovo anch'io qualcuno che mi fa visita alle 3 di notte, no? Ci pensavo proprio io ieri. Poi volevo chiederti se oggi sta arrivando qualcuno di Forza Italia, no? Guarda, la Sardone si è sbagliata, doveva venire, ma ha sbagliato giorno. Ma la Sardone mi è anche simpatica, quindi sono contento di non litigare con lei. Ah, perché cosa volevi dirgli? No, dai, tirala fuori. No, io vorrei dire questa cosa, no? Com'è che in America vince le elezioni, Trump in 8 giorni comincia a realizzare il suo programma e a governare, sì, quando in Italia vince le elezioni Berlusconi con Forza Ladri, non gli bastano 80 giorni e poi cominciano subito i salti della quaglia, il gruppo misto, i ribaltoni, cioè che credibilità può avere ancora Forza Italia, anche se okay, si sono presentati alla manifestazione con Salvini e la Meloni, qualche sì, una garanzia parte la dovrebbero dare. Una parte. Ciao! Poi Forza Ladri, vabbè. Ne sentiamo un'altra e proviamo a... Sì, perché sabato c'è stata la manifestazione, non lo sai, sul palco c'era la Giorgia, noi di Milano ci mette l'articolo davanti a noi, la Giorgia Meloni, il Matteo Salvini, c'era il Renato Brunetta, c'era il Toti, capito? Il sommergibile, intendi? Il sommergibile. Ciao, un altro. Il Toti è il sommergibile a Milano. Buongiorno. Pronto? Chi parla? Sergio. Ciao Sergio. Allora, ciao Giorgio, ciao Vito. Ciao. 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 Dunque, vorrei dire una cosa, mi assumo la responsabilità di quello che dico, il mio numero ce l'avete, perciò mi dispiace che non ci sia nessun rappresentante della Lega. Però stamattina... No, dilla, non ti preoccupare. Una notizia che probabilmente i tuoi ospiti e quelli che vengono di solito sanno, ma la gente comune, diciamo, pochi. Allora, per certo, te lo dico, per certo, una chiesa di Milano, posso anche dire il nome, Mater Amabilis, che frequentava anche la famiglia Salvini, ha, diciamo, tra virgolette, fatto, adibito due stanze, due alloggi per i profughi. Hanno accolto due mamme con due bambini. Case tra virgolette separate. Scusami, stai dando bene una notizia, perché la famiglia Salvini frequentava una chiesa? No, sì, sì. Ah, sì, no, sì, questa è una notizia. La parrocchia, okay. La parrocchia di Via Previati a Milano. Ah, sì, ho capito. Beh, ecco, non è esatto, che... benissimo. Allora, lo Stato, allo Stato, ogni profugo viene a costare 29 euro. Sai quanto danno a loro? 2,50 euro. Vabbè, sì. Non ho capito. Va bene. Okay? Al singolo. Ecco, dove vanno a finire gli altri? Guarda, adesso. 20... Sì. Ok, sì, 26... sì, sì. Okay, va bene. No, ciao, grazie. Adesso mando un messaggio a Salvini, dico, ma. No, perché Salvini a Messa non... Sì, Salvini, no, lascia stare, è un grande fa tanto volontariato. È grande uomo, è credentissimo, ma che frequenti... Ho detto che fa volontariato. Beh, comunque, papà, il signore fa una questione di denaro. Pare che poi c'era anche l'altra da rispondere, la telefonata su... Assolutamente non... No, sulle villette, in effetti uno prima di adesso magari vuole cambiare casa, se ha la possibilità di cambiare casa, vedere appunto tutti gli spot, ci pensa su tre volte prima di... andare a comprare, ad acquistare una villetta, capisci? No, sor Anna? Il problema è la garanzia, cioè nel senso che se qui non è questione di immigrati, ma la garanzia, la certezza, io posso andare a vivere lì, sono in un ambiente di cui mi viene garantita la mia sicurezza, la mia incolumità, non vedo alcuna ragione di dubbio, perché anche il mio vicino di casa italiano può domani svegliarsi e compiere un gesto in consulto, non lo leggo alla... Ma allo stato di degrado sì, allo stato di insicurezza sì, di precarietà, che determina poi quei comportamenti violenti. C'è quel senso di impotenza che oggi ci viene rimandato. E sull'accoglienza invece diceva il signore, la parrocchia, adesso io non ho modo di verificare adesso, no? Però diceva quanto ci costa
accogliere un profugo quanto ci costa accogliere di fatto un italiano povero, diceva. Sì, alla fine. Guardi, io credo sempre che l'accoglienza domandi un'onestà intellettuale. Certamente noi possiamo accogliere evidentemente queste persone che scappano dalla guerra, però anche per fare il bene bisogna saperlo fare bene, cioè non si può fare del bene a tutti i costi, devo farlo bene il bene. Quindi accogliere i profughi vuol dire assicurarmi senza alcuna ombra di dubbio di poterli accogliere bene, in ambienti in sicurezza, dove rispetto la loro dignità, ma dove rispetto anche la dignità e la sicurezza di tutti gli altri che sono presenti in Italia. Quindi è un'operazione complessissima che spesso dovrebbe anche portarci a dire oltre non riesco a fare in garanzia. Certamente poi la speculazione dietro all'immigrazione, che i cittadini italiani spesso vivono di slogan, ahimè, ecco perché dico che la politica ha un ruolo educativo, effettivamente sui giornali si titola che sull'immigrazione si è speculato, il che corrisponde a verità, allora il problema non sono gli immigrati, ma quelli che ci hanno speculato dietro all'immigrazione e quelli che glielo hanno permesso. Quindi effettivamente questo corrisponde a verità. Allora facciamo così, Corrado Peluffo, diamo un attimo di linea alla regia e ripartiamo da qua. Migranti conto da 54 milioni nei centri solo per una notte. Il sistema è troppo costoso, limite di 24 ore per chi non si identifica. Arriviamo, Movimento 5 Stelle e PD, vi sentiamo subito, stacchino. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Arriviamo subito alle telefonate, però il signore ha fatto un chiaro riferimento, ha detto sull'accoglienza quanto ci costa, le disparità sull'accogliere immigrati, persone che arrivano e l'italiano che sta male, diceva. Oggi fanno il conto, un sistema troppo costoso, questo è il giornale, eh. Poi comunque di immigrazione se ne parla su tutti i giornali per via di Trump, infatti tra poco arriveremo anche a parlare di quello. Però rispondendo al signore, Corrado Peluffo, forza. Allora, rispondendo al signore, immigrazione, circa 30 euro, tra 29 e 34 euro stanziati allo Stato per la permanenza sul territorio di ogni singolo migrante o immigrato che dir si voglia. È evidente che è una cifra piuttosto impegnativa. Allora, la questione inerente ai 2,50 euro, che sono la somma che fisicamente va a lui nelle mani, a mio parere non va... troppo sulla quale non si deve speculare, perché non è quello il punto. Il punto è quanto ci costano, cioè il punto è semmai chiederci se è equo e se chi offre questa accoglienza dà un servizio proporzionato alla somma che riceve. Questa è l'argomentazione seria che è da fare sotto il profilo della gestione. Poi c'è un'altra questione, gli aventi diritto e non aventi diritto. Noi sappiamo perfettamente, e qua non c'è neanche da fare demagogia, che circa il 70% dei soggetti che mettono piede sul nostro territorio non hanno diritto alle tre forme di accoglienza previste dal nostro ordinamento. Allora lì c'è un problema serio, perché se non si risolve quel problema, chiaramente il nostro sistema non avrà mai la possibilità di accogliere e di integrare le persone che hanno diritto. Questo è un dato di fatto che esce fuori dalla demagogia. E allora dobbiamo capire delle risorse che abbiamo e di quelle che utilizziamo e sulle quali purtroppo si è speculato tantissimo, perché non lo dicono i giornali, lo dice la magistratura, che in questo ambito, in tutta Italia, si è fatto di tutto e di più.
È evidente che quello va risolto e lo deve risolvere la magistratura, è altrettanto evidente che dobbiamo comprendere delle risorse che si investono per questa questione, quante vanno investite per accogliere e quante vanno investite invece per assicurare i rimpatri per quelle persone per le quali il nostro ordinamento prevede che ci sia il rimpatrio. Questo è il fulcro della questione. Se si riesce ad affrontare questo nodo, poi si potrà parlare seriamente di accoglienza e soprattutto di integrazione. Una sola in chiusura, un solo accenno alla questione del rapporto fra povertà italiana e povertà immigrata, passatemi il termine, purtroppo vi è un problema di risorse, nel senso che se non vengono devolute le stesse risorse agli italiani e ai migranti si creerà sempre un problema di guerra tra i poveri. E chi lo fa, chi lo fa rilevare, non dice una cosa sbagliata. Se noi avessimo delle risorse equivalenti rispetto alle persone in ballo, allora il problema non verrebbe in essere. Oggi non le abbiamo, perché oggi il welfare sotto tanti profili, per ragioni magari giustificabili, latita, e quindi si crea un problema di percezione di questo tipo. Il Movimento 5 Stelle in questo senso ha chiesto da tempo che è un po' uno dei punti fermi del loro programma, del loro statuto. Nel nostro programma. Ce l'avete dentro nel DNA, praticamente il reddito di cittadinanza. Sì. Potrebbe, adesso non sto facendo da intermediaria, però potrebbe in qualche modo lenire un po' alcune situazioni che sono veramente folli, no? Paradossali. C'è gente che ci chiama e posto che magari alcuni enfatizzano, alcuni allargano, ma la maggior parte comunque è gente che dice veramente che io non ce la faccio arrivare alla fine del mese. Leggevo proprio ieri che adesso i poveri sono, vediamo perché me l'ero segnata Vinicio, praticamente salta fuori che i poveri in questo paese sono arrivati, no, Rubiter, mi sono segnata di tutto e di più, beh comunque sono 9 milioni, uno studio di Confindustria parlava di 9 milioni di gente in povertà, cioè stiamo crescendo a dismisura, ci metto dentro anch'io perché comunque arrivare alla fine del mese non è facile, peluffo, allora in questo senso gli aiuti economici, cioè, partiamo da qua che poi arriviamo a parlare degli immigrati, dei profughi, di chi ha diritto. Allora, la povertà nel nostro paese è aumentata, noi siamo, perché l'abbiamo sentita tutti, nella peggiore crisi dal dopoguerra, perché dal 2008 è stato distrutto valore in termini di posto di lavoro, di percorsi di vita, per cui non è solo la povertà che abbiamo conosciuto data dall'esclusione, cioè persone, famiglie che non avevano la possibilità d'accesso, ma persone che erano incluse con un lavoro, computer, che dalla sera alla mattina si sono trovati in condizioni di povertà. Questo numero di persone aumentate, se vai a vedere dentro questi numeri, peraltro è impressionante il numero di bambini. La povertà nel nostro paese in questi anni ha significato un'esplosione del numero di famiglie numerose, di famiglie con bambini, è concentrata soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. Questo è quello che dice la fotografia. I numeri dicono anche un'altra cosa, che nel nostro paese non si investiva in termini di soldi pubblici per il contrasto alla povertà da tanto, troppo tempo. Perché se vai a vedere i numeri delle leggi di stabilità, leggi finanziarie prima, il nome è diverso ma è sempre lo stesso concetto, cioè quanti soldi mette annualmente lo Stato, lì erano stati addirittura tolti. A me spiace che non c'è rappresentanti di Forza Italia, perché con i governi centrodestra sono stati cancellati i fondi. Siamo tornati a metterli i soldi, tant'è anche nell'ultima legge di bilancio siamo arrivati per il contrasto alla povertà a 1.500 milioni. Basta? No, non bastano quei soldi. Abbiamo fatto una scelta di tornare ad investire nel contrasto alla povertà. Poi sugli strumenti, dopo, se abbiamo tempo e voglia, entriamo nel dettaglio, ci sono proposte diverse. Però il primo concetto è questo: abbiamo fatto una scelta come paese di tornare ad investire. Non è aver risolto il problema, ma è dimostrare la consapevolezza di quello che accade e dimostrare la volontà insieme di affrontarla. Poi c'è un'altra questione, che è questa degli immigrati, che veniva sollevata anche dalla telefonata del telespettatore, sui costi. Guarda che i costi sono anche molto legati ad un fenomeno che ha carattere di emergenza, nel senso che noi abbiamo visto nel corso degli anni flussi migratori che erano soprattutto migranti economici, quindi era una gestione legata a identificazione, espulsione. Adesso il grosso è richiedenti asilo, quindi persone che prima devi accertare se
hanno diritto, hanno la titolarità di un diritto riconosciuto dai trattati internazionali, dalla Costituzione italiana, da tutte le leggi, di essere tutelati. Quindi è molto diverso, quindi c'è un problema di questa natura. È una situazione emergenziale, sono collassati i paesi da cui partivano e c'è anche un'altra questione, che rispetto a questa emergenza non tutti se ne fanno carico alla stessa misura, perché se te guardi il numero dei comuni italiani e guardi quanti se ne fanno carico, c'è una distanza siderale. Certo. E questa è una cosa che, non funziona, perché guarda, se ognuno fa il suo, sì, rispettando semplicemente l'accordo che è stato fatto tra lo Stato e l'associazione di tutti i comuni italiani, se ognuno fa il suo, okay, si riesce ad affrontare questa emergenza. L'ultima cosa, i tempi per il riconoscimento. Eccolo qua, Minniti taglia i tempi, grazie, troppi due anni per lo status. Tu, grazie che lo citi tu. Ieri ne ha parlato. Ti ricordi, ne abbiamo parlato più volte. Io ho fatto un'interrogazione che aveva risposto il governo, prendendosi l'impegno. Abbiamo votato settimana scorsa una mozione in Parlamento, che è stata votata un po' da tutti, che sostiene queste proposte di Minniti per ridurre i tempi delle richieste. Almeno sappiamo esattamente chi ha diritto e chi no verrà rimpatriato. Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Chi è? Pronto. In linea. Pronti, buongiorno. Buongiorno. Buondì. Voce squillante. Yeah. Buongiorno, ciao Vito, ciao Giorgia. Ciao. Volevo approfittarne per dire la mia, visto che ha appena finito la sospensione quel signore lì, volevo dire che la soluzione migliore non è quella di sparpagliarli. Cioè la soluzione migliore non è quella di distribuirli fino a quando. La soluzione migliore è quella di non farli entrare. Io prima sentivo parlare di 2,50 euro al giorno, sì, sì. Ero rimasto che queste persone non avevano soldi, non avevano retribuzioni. 2,50 euro al giorno, voi dite, beh, 2,50 euro al giorno. No, neanche 2,50 euro al giorno. 2,50 euro al giorno è un piatto di pasta col sugo. Ci sono italiani che non riescono a mangiare un piatto di pasta con il sugo. Questi signori qua, se non riescono a mantenersi, non hanno nessun diritto. Poi c'è poco da velocizzare per vedere se hanno diritto all'asilo. Questa gente qua, dice la prefettura di Padova, non più di 2 mesi fa, che solamente il 3% ha diritto alla richiesta di asilo, il 3%. Cioè voi state facendo entrare in Italia persone che non hanno diritto di stare in Italia, che non hanno niente per cui mantenersi, e dovete spiegarmi, oltre 2,50 euro, come fanno a pagarsi il telefonino. Grazie. Io ho un lavoro improprio, tutti i giorni ho questa gente, certo, qua che viene sotto casa a dirmi se possono lavorare. Io gli spiego a questa gente qua che in Italia il lavoro non c'è. Chi diavolo è che gli ha detto che in Italia c'è il lavoro? Come ti chiami? 2 settimane fa, Marco da Pavia. Marco, l'altro giorno apro la provincia pavese, il giornale quotidiano di Pavia, sì, e leggo, stupito, in prima pagina, 9 colonne, che sono stati affiancati 20 profughi, che poi vabbè loro chiamano profughi, ma anche lì sarebbe da accertare, agli spazzini comunali. Ora chiamo uno dei veterani degli spazzini comunali che è dentro da 30 anni e gli dico, ciao Gian Pietro, ma come va? Bene. Ma dove sei? Al lavoro? No, sono a casa. Perché? Perché mi hanno messo in ferie portate per riuscire a inserire queste persone qua. Non lo trovo giusto. La grazie Marco, pronto, ti parla? No, scusa Giorgia, però... No, aspetta, non rispondiamo... Diamo delle informazioni corrette, però, sennò non ne veniamo fuori in questa discussione se non diamo le informazioni corrette. Poi dopo quando mi... No, ma rispondiamo a tutte che stanno aspettando da un po'. Stai, non ti preoccupare. Sai quanti dovrei rispondere ogni telefonata? Che buongiorno! Tema, che tema ci propone? Buongiorno! Uy, buondì! Sei la Noemi, Noemi! Ciao, bellissima! Saluto come tu. Va? Ascolta, sono venuta a Milano perché ho delle... Devo pagare, in poche parole, va bene? Lascia perdere. Ma c'è sempre tempo per pagare, cosa devi pagare? Devo pagare il condominio, il resto, quello... Dai, vabbè, perché uno che ha una casa, che ha fatto sacrifici per comprartela, in Italia ti ammazzano. La pensione mia è diminuita, è sempre quella, non mi danno niente, però devo pagare, lascia stare. Comunque io sono arrivata alla stazione di Milano, sono venuta... scusa, sono un po' emozionata. Alla centrale, alla stazione centrale eri? No, sì, guarda, non mi dire, sembrava di essere a Marrakech. Centrale la situazione è abbastanza pesantina. Sono arrivata di sera tardi, quindi ho dovuto chiamare un'amica per farmi venire a prendere, perché per venire a casa, che abito in zona Baggio, col metro era impossibile a mezzanotte. Vabbè, lasciamo stare.
Allora, stanno parlando tutti male di Trump. In Italia ci vorrebbe un Trump così, che in una settimana sta facendo quello che in Italia sono 50 anni che non fa nessuno. Gli extracomunitari ci stanno rovinando. E a noi pensionati ci ha rovinato questo signore Renzi. Speriamo che vada a casa e non rientra più. Ti ringrazio, tesoro. Ciao, buona grazie. Giornata. È già andato a casa a dire la verità. Scusa, sì, per Maradona, rettifica dai. Proprio, anche se c'è Gentiloni che vuol dire un po' un salsa. No, dicevi sul signore, poi no, io dico questo, che è una discussione molto importante, io, quella che stiamo facendo, che si fa tutti i giorni, rispetto alla quale le persone sono così attente, con una carica anche di emotività che corrisponde a trovarsi di fronte a una situazione complicata. Quindi secondo me in questa discussione o almeno teniamo fermi i dati, o altrimenti secondo me non ne veniamo fuori, perché ognuno ha la sua opinione, ci confrontiamo con le opinioni. Allora, innanzitutto, i dati, siccome tutti quanti smanettiamo telefonini, computer, eccetera, ci sono i dati ufficiali del 3% del Ministero dell'Interno, vai lì e vedi che, come ricordava anche Corrado, in Italia esistono tre gradi di protezione, per cui se metti insieme il riconoscimento non è il 3%, ma è superiore al 30%. Questo è solo per avere un dato, eh? Quindi questa è okay. la prima cosa. La seconda cosa che veniva detta, ho telefonato una persona, infatti Giorgia, per quello bisogna accelerare, giusto? Per questo la cosa che ha proposto Minniti, che ne abbiamo parlato più volte, io richiamavo la mia interrogazione, quella di altri colleghi, per questo bisogna accelerare, però quelli sono i dati. Poi diceva anche il telespettatore, ho telefonato un mio amico, mi ha raccontato che sono a casa per dar posto a questi rifugiati. Non è così la situazione, forse è meglio riparlare con quel suo amico, farsela spiegare meglio, se necessario vediamo di capire se è successo qualcosa che non va, ma quello di cui stiamo parlando sono accordi che vengono fatti dai comuni perché su base volontaria questi rifugiati facciano una serie di attività di pubblica attualità e di pubblica utilità che non sono sostitutivi di lavoro, va bene? Di questo stiamo parlando, okay. Perché quando andiamo a accompagnare i bambini a scuola, che c'è il pensionato che ci aiuta a far attraversare i bambini o tenere pulito un giardino, di questo stiamo parlando. Beh, non stiamo parlando di sostituzione di lavoro, comunque, chiaro? Comunque, allora, suor Anna, quando leggiamo Trump blocca l'immigrazione e gli ingressi da 7 paesi islamici, rifugiati bloccati in volo negli aeroporti, c'è il caos negli Stati Uniti, primi ricorsi contro il decreto, appelli da Zuckerberg, insomma praticamente da tutti, rapporto paritario, folla a New York, ieri sono scesi tutti a protestare fuori dalla Casa Bianca, leader europei contro Trump, lui dice no al vostro caos, io non voglio fare, poi ha rilasciato proprio delle dichiarazioni proprio brevissime. Anche lui si era lasciato scrivere su Twitter e ha detto di fatto, volevo trovare il virgolettato esatto, ma comunque il succo è non voglio fare, ah ecco, dice così, guarda che brava, l'ho trovato, che fortuna, dice il nostro paese ha bisogno di confini forti e di controlli rigidi, adesso, maiuscola, guardate a quello che sta succedendo in Europa e anzi in tutto il mondo, un caos orribile, orribile. Quindi lui ha deciso di fatto di bloccare l'ingresso a persone che arrivano di fatto da questi 7 paesi islamici, tra cui siriani, adesso vi trovo anche l'elenco dei paesi, tranne salta fuori casualmente i paesi con cui lui fa affari. Così. Però sentiamo, suor Anna. Sì, io credo che, ma non come pensiero personale, ma la storia, peraltro giorni appena trascorsi ce lo confermano, che la democrazia è la più alta espressione di un paese civile. Non credo che dovremmo mai andar fieri di sposare gli opposti. L'opposto scellerato dell'apriamo a tutti senza garanzia, senza sicurezza, senza filtri, all'opposto chiudiamo a tutti. Questo dovrebbe sempre farci temere, i regimi ci devono sempre far paura. E, mentre un paese serio, ribadisco, io punto molto sulla preparazione, una classe che ci governa che sia preparata. Ecco, questa sì che può essere capace allora di aprire le porte all'immigrazione o di cominciare a dare delle risposte serie ai cittadini, perché in realtà il problema dei cittadini, di cui molti peraltro gli ascoltatori hanno detto meglio Trump, è perché si vedono in una drammatica situazione di problemi irrisolti.
e hanno una classe politica, una stampa che ci mette del suo, i talk show che mettono un altro carico, che li smarrisce, cioè non gli permette di dare una risposta. Allora questi cittadini che fanno sempre ripetutamente le stesse domande: non abbiamo il posto di lavoro, il precariato svilisce i giovani, la fuga dei cervelli all'estero, le pensioni sempre più basse, non trovano mai una risposta dalla nostra classe politica, la quale a mio avviso, ma neanche tanto a mio avviso, ma guardando i dati, passa, credo, il 60% pagato dai cittadini a occupare i talk show, a discutere su chi è la colpa e su chi è la responsabilità. Dunque, quello che credo che noi dovremmo fare è non cominciare ad invocare un Trump in Italia, ma cominciare ad invocare dalla nostra classe dirigente la capacità di risolvere i problemi, perché devono averla, ma soprattutto una preparazione. A volte si assiste di fronte a dei politici così preparati, così incapaci anche di parlare di quello di cui dovrebbero riuscire. Ecco, questo senso di impotenza poi determina il fenomeno del populismo biego che non trova una soluzione e che invoca Trump. Quindi, in estrema sintesi, Trump non è andato lì da solo, Trump è andato lì perché ha avuto il voto dei cittadini e quindi di un malcontento. Dovremmo cercare in Italia di far sì che il malcontento venga convogliato verso una classe politica dirigenziale seria che risponda ai cittadini in un modo serio. Quindi non possiamo avere istituzioni responsabili se non abbiamo cittadini seri. Quindi il rovescio della medaglia è anche questo. Quanti cittadini seri abbiamo in Italia che sanno porre le domande giuste? Va bene, dopo Corrado sentiamo anche 5 Stelle e voi, arriviamo. Oblati, oblada, cara Giorgia, manda la pubblicità. Come se dai l'infornata di 100.000. La mia estate con sé non contasse più, non bastasse più, non tornasse più, come se la mia estate con te non fosse mai esistita, mai e vissuta mai come se. Come mi piace video, la a lei piace la grattarola. Pronto, arriviamo Gianluca. Pronto Corrado, buongiorno, chi parla? Pronto? Ciao, buongiorno. Giorgia. Ciao, chi sei? Buongiorno, saluto, sono Caterina, chiamo da Milano. Ciao Caterina. Allora, volevo salutare i tuoi ospiti e in particolare Corrado, non mi ricordo il suo cognome. No, lui si chiama Gianluca di nome, Corrado di cognome. Corrado, è certo. Va bene. Corrado, allora, Corrado con la R, non Corrado. Che forse questa volta ce la facciamo. Non il 40%, ma ne prenderemo il 60-70% e chissà che voi vi comportate bene, non come questi politici che abbiamo al governo, abbiamo in giro. Noi abbiamo molta, molta fiducia in voi. Non siete al tocco perché dovete imparare, però non dovete imparare come i politici che ci sono adesso, dovete imparare bene, a comportarvi bene e a farci stare bene. Noi abbiamo molta fiducia in voi. Che responsabilità, Peluffo. Peluffo. Bella responsabilità, Caterina. No, loro sono capaci. Certo. Difatti dimostra il fatto che con la Raggi la stanno massacrando. Quando quella povera ragazza ha preso in mano una patata bollente, bollentissima, e non sanno più che cosa fare, non sanno più che cosa dire. E invece è stata le amministrazioni prima di lei e lei sta pagando tutto, però lei ce la farà. Oh,
che in gamba. Grazie Caterina, grazie. Ma che bella, cioè, a parte Peluffo che sorrideva, dall' inquadrato, no, quando no, sorridevi, aspetta. No, Vinicio, no, non ti credere. La signora è una sostenitrice di 5 Stelle, ci sta bene. La signora si è augurata che prenda lo 60%, non lo so, quando ci saranno le elezioni vedremo quali saranno i risultati. No, io sorridevo sull'ultima parte, perché va bene essere attivisti, militanti, però quello che sta succedendo a Roma, guarda che nessuno contesta alla Raggi quello che c'era prima. Quello che si chiede alla Raggi è di fare qualcosa adesso, e quello che contestano i magistrati che l'hanno indagato non è per quello che è successo prima, per quello che adesso ha fatto lei. Quindi dire che a Roma è una cospirazione contro la Raggi, guarda, basta sfogliare i giornali o parlare con chi abita a Roma, perché la situazione di Roma è la situazione che si sta vivendo. Quindi per questo sorridevo dell'ultima parte, perché l'ultima parte mi sembrava davvero scollegata dalla realtà. Corrado, allora, due considerazioni, poi torniamo a Trump. Una velocissima sulla Raggi, anche se non è un argomento di cui mi piace parlare, perché mi piace parlare di ciò che conosco bene. È chiaro che ha ereditato una situazione assolutamente devastante, è chiaro che hanno avuto tutta una serie di difficoltà, alcune derivanti dall'esterno, altre derivanti dall'interno, perché in un processo di crescita ordinario può succedere. È altrettanto evidente, e mi spiace il riferimento alla stampa, che la stampa utilizza due pesi e due misure, perché vicende come quella per esempio dell'assessore Cocco a Milano, che si rifiuta di pubblicare contro la legge le sue dichiarazioni dei redditi, sì, redditi, per verificare se esiste un conflitto di interessi, un dirigente che viene da un fornitore, da uno dei primi fornitori del Comune di Milano, 3 milioni di euro in più di tasse per l'educazione non avremo il prossimo anno, che verranno imposte a tutti i genitori di bimbi sino a 6 anni, e 5 milioni di euro in più invece andranno al software, da 21 a 26 milioni di euro. Questo è il bilancio del Comune di Milano. Sì, allora, quando la stampa ignora queste cose in città come Milano e poi si preoccupa del fatto che il bilancio della Raggi non è stato la prima volta ritenuto congruo, ma la seconda volta sì, e non c'è stata lo stesso spazio sui giornali, allora di sicuro chi dice che la stampa un po' sta lavorando sulla Raggi, perché probabilmente è l'unico punto nel quale in questo momento possono andare contro il movimento, è un dato di fatto vero. Che poi ci siano le difficoltà a Roma che verranno risolte, un'altra questione. Un accenno brevissimo. Scusa, appunto, Corrado, Siria, Libia, esatto. Iran, Iraq, Somalia, Sudan e Yemen. Questo è l'elenco dei paesi messi al bando dal presidente degli Stati Uniti. Diciamo si è smollato un po' ultimamente ieri sul fatto che chi ha la green card, cioè questo permesso di soggiorno, quindi deve avere lavoro eccetera, negli Stati Uniti, allora va bene, però per il resto sono sempre al bando. Allora, io non entro nel merito della scelta del presidente americano, però dico che lo aveva detto in campagna elettorale. Quindi io quello che dico è che credibilità di un politico sta nel rispettare ciò che in campagna elettorale è stato detto, giusto o sbagliato che poi lo possiamo considerare. Allora, se quest'uomo è stato eletto con un programma chiaro per il quale lui aveva intenzione di fare una linea dura sull'immigrazione, gli italiani e gli americani lo hanno scelto, lo sta facendo, mi sembra che ci sia coerenza. Poi ribadisco, non entro nel merito, anche perché la politica americana, a parte la guerra con gli indiani, che quella non le ho detto, non si sa perché. No, ma non sono in grado di valutare la politica americana sull'immigrazione, cioè sarei un... Beh, però questo però tipo di politica qua, Corrado, porta delle conseguenze importanti in tutto il pianeta, cioè la scelta così di bloccare l'ingresso a persone provenienti da questi 7 paesi provocherà delle conseguenze fortissime anche in tutti gli altri paesi. Meno rispetto a quello che ha comportato per l'Italia la chiusura della via turca. E lì c'è stato, cioè, sicuramente meno di quelle scelte di alcuni paesi europei. Però d'altronde ha ragione lui, dicevamo prima istituzioni responsabili e cittadini seri, quei cittadini l'hanno votato con quel programma, quindi sono quei cittadini che si devono domandare perché hanno fatto quell'operazione, e ce lo dovremmo domandare anche noi quando, senza cedere sempre a quel continuo rigurgito, lamentela che non porta da nessuna parte. No, guardavo questo perché... Quali saranno le conseguenze, Vinicio? Le conseguenze le sentiremo tutte sulla nostra pelle, ma non solo su questo, cioè su una serie di altri dossier come europei. Credo che poi faremo un'altra discussione su Trump, non quella di adesso, dei tifosi, io, ma no, volevo dire solo questo, che se guardi gli atti di Trump è abbastanza significativo.
Le prime cose che ha firmato, ha tolto dei finanziamenti delle organizzazioni non governative, esatto, che facevano solidarietà, esatto, ha tolto Obamacare. Cosa vuol dire? Che prima c'erano dei milioni di americani che non avevano diritto ad alcuna assistenza sanitaria, esatto, con Obama l'hanno avuto, Trump la prima cosa se l'è presa coi deboli, se la prende, anche perché lui del resto è un, esatto, miliardario, se la prende coi deboli. Ma questa sull'immigrazione è significativa. Lui dice: da questi paesi non entra più nessuno. Che cosa è successo negli aeroporti? Che c'erano dei cittadini con la carta verde, che praticamente è il passo immediatamente prima della cittadinanza, certo, americana, che non li facevano entrare. Sì. Tant'è che sono intervenuti i giudici americani, sì, dicendo: questa cosa non è possibile, non è costituzionale, non corrisponde alla nostra Costituzione. Quindi Trump ha già dovuto cambiare il suo decreto. Questo è chi pensa di continuare ad utilizzare degli slogan, esatto, quando invece deve dare delle risposte ai problemi. Effetti collaterali di questa cosa, al di là della propaganda, lui tra i paesi, per esempio, ha indicato l'Iraq. L'Iraq è quel paese dove c'è un governo sostenuto dalla comunità internazionale, sostenuto fortissimamente dagli americani, che sta combattendo contro l'ISIS. Quindi in questa maniera sta dando una mano... L'Iraq ha già risposto dicendo, sì, che adesso gli americani dando, noi non li vogliamo. Ma sta dando qua una mano all'ISIS. Cioè, quando firmi, leggi intanto cosa firmi. Adesso sei il presidente degli Stati Uniti. Giusto o sbagliato, io sostenevo la Clinton, io non ho votato, ma giusto o sbagliato, quello è il presidente degli Stati Uniti. Quando sei il presidente degli Stati Uniti non devi guardare alla propaganda, non basta fare un tweet, non basta scrivere 140 caratteri. Lui sta dimostrando con i primi atti di creare più danni che soluzioni. Okay. Quando si sarà depositato un po' questa polvere, secondo me, pronto, anche il dibattito qui, grazie, sarà diverso su di lui. Buongiorno! Pronto? Ciao Giorgia! Chi sei? Sono l'Angela, ma sento un po', ma quella della sinistra lo fai parlare troppo, non dice niente di buono. Facci parlare un po' a noi, che mezz'ora che siamo qua. E parlaci, vai, e vai, parlaci, vai, dai! Sei bellissima e sei dimagrita tanto. Grazie signora. Non mi fanno mangiare. Cosa, un'altra cosa ti devo dire. Noi, quelle della sinistra, non l'abbiamo votata e ci sono sempre loro. E da quando ci sono loro, noi stiamo morendo di fame. Quando c'era Berlusconi stavamo bene. Perciò diglielo pure, senza che, speriamo che vanno a casa e viene Salvini che fa come Trump, che manda via tutto questo emigrato. Sarà contento Salvini di questa sua fan. Non più, che parla sempre inutilmente. Grazie signora. Allora, invece non ha parlato inutilmente. Tra le altre cose, a proposito di Iraq... gli americani siano allontanati dall'Iraq, vi dicevo, questa è poi la conseguenza immediata, e il leader radicale sciita iracheno Muqtada, vabbè è anche difficile, al-Sadr, comunque questa è la risposta alla decisione di Trump di bloccare temporaneamente i visti, no, ai cittadini dei 7 paesi a maggioranza musulmana. Torniamo tra poco. Pubblicità. Libera sia la voce tua, ragazzo tu che vai a scuola, paritaria sia l'educazione tua, prova ad amare questa parola. Fai sentire il tuo volere, lotta sempre fai rumore, avrai gioia e saranno frutti, una famiglia libera tutti. Perché studiare non è vento, ma una forza che porti dentro, costruisce il tuo futuro, ed è un fiore in ogni muro. Perché studiare è un dolce dovere, ed è l'immenso poter sapere,
dove nessuno potrà mai dire, dove nessuno metterà mai fine. Libera, 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 è paritaria e libera. Libera, 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 e voglio una scelta più libera. Libera, 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 è paritaria, libera. Libera, 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 e voglio una scelta più libera. Eccoci. Ma l'hai scritta tu! Per Soranna! Dai, ma che bella che è! Un bacio, Soranna. Complimenti. Bravo, per l'ispirazione. E ricordiamo anche il libro che l'avete intravisto, l'avete messo, ecco, nel video, che ha scritto Soranna, Il diritto di apprendere. Per esempio, questo fa riferimento proprio alla Costituzione italiana, dove l'articolo 4 che dice che i cittadini debbano responsabilmente dare il proprio contributo alla res pubblica per migliorarla. Quindi in quella sana sussidiarietà fra Stato, Regione, Provincia, Comune e privati. Bene, allora io mi aspetterei che di fronte ad una proposta così che dice la libertà di scelta educativa della famiglia dopo aver pagato le tasse, come avviene in tutto il resto del mondo, a Mosca e in Francia, tranne in Italia, fra una buona scuola pubblica statale e una buona scuola pubblica paritaria a costo zero, che la politica sana, quella che davvero ha a cuore il bene dei cittadini, che dice una proposta di democrazia, di libertà, che supera il mio biego ideologismo, la mia non conoscenza, la prendo in considerazione. Ahimè, pochissime risposte serie. Non credo che sia dovuto a un'ideologia, credo che sia dovuto davvero ad una scarsa conoscenza. E dovrebbe pesare fortemente sulla politica, siamo vicino al giorno della memoria, che a Mosca si possa scegliere, in Italia no. Contro ogni principio di democrazia, di libertà, consapevole che oggi lo Stato italiano mangia dai cittadini italiani due volte, perché nello Stato italiano apparentemente la scuola non costa, nella scuola statale invece costa 9.000 e passa euro ad allievo, e nella scuola paritaria si pagano due volte con le rette, quindi la scuola paritaria è il primo finanziatore dello Stato italiano, a fronte di una legge che dice c'è responsabilità educativa, libertà di scelta educativa e non pluralismo educativo, e noi abbiamo dei movimenti, o meglio dire, dei cittadini, perché non mi piace fare di tutta l'erba un fascio, che definisco ignoranti, perché non conoscono, che se ne escono col senso oneri per lo Stato. Ma santo cielo, quale onere? Qui è la scuola paritaria che ti finanzia, e poi tu, Repubblica Italiana, non vorresti che i tuoi cittadini, come nella laica Francia, anche in Italia potessero scegliere fra una buona scuola pubblica statale e paritaria? Oppure, e qui concludo, la libertà dei cittadini ti fa talmente paura che preferisci il fenomeno Trump? E l'ha buttata, Soranna! Io vorrei fare un intervento. Dopo una telefonata, pronto? Pronto, grazie Soranna. Pronto? Preparato. Chi sei? Io mi chiamo Marco. Ciao, piacere. Come tu? Mi hai detto Giorgia, io mi chiamo. Ascolta, volevo dirti una roba. Ma al signore di Renzi, chi gli ha regalato il maglioncino? Marchione? A Renzi? A Renzi, in effetti, ha regalato Marchione. Che lui è stato a fare ricottaro qua. Chi? È il suo amico Renzi, fa ricottaro. Il mio amico Renzi. È l'amico di quello lì con gli occhiali. Di Marchionne. Quello con gli occhiali sono io. Allora, quello con gli occhiali la saluto, si chiama Vinicio Peluffo, forse l'abbiamo fatto parlare anche un po' troppo, ne sentiamo un'altra, pronto? La libertà pronto. Va bene però. Fino a un certo punto. Buongiorno. Non siate volgari per cortesia. Buongiorno, mi chiamo Claudio, telefono da Bergamo. Buongiorno Claudio. Volevo riferirmi alle due telefonate di poc'anzi di quel signore di Pavia e dell'altra signora, sono pienamente d'accordo. Vorrei dire alla rappresentante della sinistra PD Peluffo, che l'emergenza dura un mese, due mesi, tre mesi, un anno, ma non anni, 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 anni. Poi quando mi viene a dire che bisogna spalmare i sedicenti profughi, chiamiamoli così, sui vari comuni, ma avete chiesto prima il parere dei cittadini se sono d'accordo o meno? Perché mi risulta che nella vostra Capalbio, culla del radical chic, nessuno li ha voluti. Nessuno li ha voluti, allora i pessi siamo noi che ce li dobbiamo assorbire. Io abito vicino a un centro d'accoglienza, ce ne sono tanta di queste risorse. Più che passare dal
dal centro d'accoglienza al supermercato con casse di birra, spumante, telefonini, chi gli paga la ricarica, tutte quelle robe lì, entrano nel centro sportivo del CONI, pagato anche con le mie tasse, spaccano le reti, entrano a giocare, nessuno gli dice niente, ma dico, ma stiamo scherzando? Grazie. E dopo già attaccati a Trump. Grazie Claudio, grazie. Divide questo Trump. Divide, allora, fermiamoci un attimo, risponde e poi volevi dire qualcosa sulla scuola. Prego, vai, rispondigli al signore. No, beh, la risposta che chiedeva il signore è in questi termini. Quando dice non dovremmo spalmare il numero di questi richiedenti asilo, io credo che noi dovremmo cercare di affrontare e risolvere il problema. Tra l'altro, questo riferimento a Capalbio, io non sono mai stato in vacanza a Capalbio. Neanche. Vedo che pesca molto nell'immaginario collettivo. La polemica a cui si fa riferimento, io so una cosa, che in quella polemica il presidente della regione Toscana, che è sempre del PD, è intervenuto dicendo al sindaco di Capalbio: abbiamo fatto un accordo a livello regionale con tutti i comuni, gli altri comuni li prendono, te sindaco di Capalbio li prendi. E il sindaco di Capalbio li ha presi, cioè lì il presidente della regione Toscana ha fatto il suo mestiere, il mestiere di mettere tutti insieme e trovare la risposta. Qual è il presidente della regione che non fa il suo mestiere? Maroni. Perché Maroni è l'unico con Zaia che non fa il suo mestiere, cioè non mette insieme tutti i sindaci e non risolve i problemi. Allora forse, se ci guardi un po' più da vicino alla cosa, ti rendi conto che al di là della demagogia c'è della gente che non fa il suo mestiere. Ok, Ofelè, tra l'altro. Oh, a proposito di dialetto, ragazzi, domani sera a Sotalcel de Lombardia ci sono i legnanesi, Sapete bella. Che adesso però iniziamo in seconda serata, alle 10:30, alle 22:30, intanto dico, ma perché, dov'è che siete? No, arriviamo dopo, per cui 22:30, mi raccomando, ci sarà l'Antonio Provasio, ci sarà il Gigi Campisi, e la Mabilia no, mi sa che stavolta non viene l'Enrico Dalceri, però insomma seguiteci, sarà una bella puntata. Allora, sulla scuola volevi dire, ti ho visto quando suor Anna parlava. Sì, allora io non Gianluca. Ho nulla in contrario alla scuola, rispetto alla scuola paritaria, però penso una cosa, penso che costituzionalmente un paese civile debba assicurare la dignità delle proprie scuole. Noi abbiamo scuole a Milano, quindi città che viene considerata la punta di diamante di questo, magari correttamente, di questo paese, nelle quali crollano i tetti, nelle quali non funziona il riscaldamento, nelle quali, e sono dati di fatto oggettivi, ragione, non è discutibile. Sì. Allora, uno Stato prima si deve occupare di quello, deve assicurare una scuola pubblica per tutti. Sussidiariamente vengono in essere quelle che sono i supporti, i conferimenti, le collaborazioni con le scuole private. Questo è un dovere. Guardi, quindi, al lei di là ha dell'idea, mi perdoni e chiudo. Al di là di questo, io dico che a Milano lei dice che la scuola paritaria è una risorsa, io posso anche essere d'accordo rispetto alla sua esperienza, però le dico che tutto l'attivo che fa Milano Ristorazioni viene girato dal Comune di Milano alla scuola paritaria, in maniera diretta o indiretta. No, lei l'intero non attivo da no, bilancio, guardi. No, guardi, non da sa bilancio. Di quello che sta parlando. Guardi, no, mi spiace dirglielo perché i bilanci, quindi guardi, le dico cosa stiamo facendo. Ma non è guardi, le dico la verità. Il concetto qui, attenzione, perché è difficile il concetto, ma penso che ci riusciamo a spiegarci. E qui non è problema di scuola paritaria o di scuola statale, ma del fatto che la famiglia italiana, badi bene, grave eccezione in Europa, tranne a Mosca e a Francia, le sto dicendo. La famiglia italiana, dopo aver messo al mondo dei figli, avendone la responsabilità educativa di diritto, quindi un po' di principi proprio elementari di diritto, ha la libertà di scelta educativa che si gioca, altrimenti non sarebbe libertà, in un pluralismo educativo fatto di scuole. Cioè, cattolico, laico, mi faccia capire. No, stia fermo, non butti giù il clericalismo che non funziona con me. Non è clericalismo, cattolico, qual è la scelta educativa? Mi faccia finire. La famiglia italiana, dopo aver messo al mondo dei figli, ha la libertà di scelta educativa, cioè li può educare in una buona scuola pubblica statale, gestita cioè dallo Stato, in una buona scuola pubblica paritaria che è pubblica anch'essa, ma non le faccio le ripetizioni. Ma rispondiamo al punto, sta diritto costituzionale. No, Giorgia, è una tutti, cosa. Tutti guadagnano. Di
gestita da privati, da istituti religiosi, da come vuole lei. Non, qui non è questione di lotta fra la scuola paritaria e la scuola statale. Difatti ha ragione lei, ed è ancora più grave per le amministrazioni statali e regionali. Nella scuola statale la famiglia si deve portare la carta igienica, esatto, la risma di carta, crollano i tetti, nonostante il sistema scolastico italiano sia il più costoso al mondo. Che schifo. Si domandi dove vanno questi soldi. Quindi la proposta che dice che abbiamo la fatto, riprendiamo, oltre a garantire un diritto sacrosanto della famiglia italiana, oltre ad aprire una procedura sui diplomifici, permette alla scuola statale di funzionare meglio. Beh, se volete la riprendiamo. Scienza, se vuole... Però se vuole il libro lo legge, Corrado, così si prepara. No, non è questione di scienza, è una questione di principio. Uno Stato deve assicurare che ciò che è pubblico funzioni. Qualunque altra posizione, dal mio punto di vista, non è condivisa. Dopo la pubblicità! Sono posizioni. Pubblici. Un secondino. Il seme, sai, è la famiglia tua. Educare un figlio è buona scuola. Ciò che è anormale è dover pagare più volte ancora il tuo diritto. Fai sentire il tuo volere, lotta sempre, fai rumore, avrai gioia, saranno frutti, una famiglia libera a tutti, perché studiare non è vento, ma una forza che porti dentro, costruisce il tuo futuro, mette un fiore in ogni muro. Libera, 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 paritaria, libera, 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 voglio una scelta più libera. Pronto? Buongiorno, pronto. Chi parla? E si è innescato il dibattito qua sulla scuola. Si è innescato, sì. Chi parla? Sono io? Ciao, chi parla? Sono io? Sì, chi sei? Si sono butti. Io, sono Piera. Oh, Piera, ciao. Piera. Sì, ah, è l'audio alto, per quello che continuavi, devi abbassare l'audio, dai. Sì, scusa. Niente. Scusa. Vai, Piera. Allora, io ho una domanda per il signor Peruffo e una dritta per suor Anna. Sì, benissimo. Vai. Allora, la domanda per il signor Peruffo è questa. Lei ha appena detto che Forza Italia ha cancellato gli aiuti agli italiani. Voi invece avete scelto di fregarvene e dare gli aiuti e non avete diritto. Quindi vorrei sapere su quale piano si rapporta Forza Italia. Il problema secondo me è che si deve smettere di dare colpa ai governi precedenti e dimostrare le capacità proprie e vale per tutto e per tutti. Questo è vero. Ok, a suor Anna cosa volevi chiedere? A Serrano no, non volevo chiedere niente, volevo dare una dritta. Mio marito nel 92, per ottenere una licenza di commercio, ha dovuto pagare una tassa di 38.000 lire per una legge del 1937 in cui doveva dichiarare che era in grado di leggere e scrivere e di scrivere la prole. Chissà dove sono finiti quei soldi. E di scrivere un mica capì. Non ho, scusa, sì, non... Sì. Non una tassa del 1937 di 38.000 lire nel 1992 perché gracchia ad aprire un'attività commerciale, quindi legata a una licenza commerciale del comune, ha dovuto pagare questa tassa e doveva dichiarare di essere in grado di leggere e scrivere e di scrivere la prole. Guarda, grazie Piera, ti tiro un po' qua perché no, si sente veramente male, gracchiava il telefono. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Marco di Milano. Vai Marco. Madonna. No, io sono d'accordo con la politica di Trump sull'immigrazione e sul lavoro. La politica di Trump sul lavoro e sull'immigrazione è molto valida, dovrebbero farlo anche gli altri paesi europei, fare la... chiudere le frontiere.
Ok, ok, grazie che hai risposto un po' anche alla discussione che stavamo facendo. Vinicio. Ma pur volendo, scusate, come le chiudiamo noi le frontiere? Perché dobbiamo essere realisti. Ho chiuso. Col mare. Cioè, pur volendo, con tre lati di mare. Cioè, questo non è... Ma no, la signora che diceva che io do la colpa a Forza Italia, signora, io prima, visto che ha citato le mie parole, per questo mi permetto di ricordare quello che ho detto, io prima parlavo delle scelte nelle leggi di bilancio, cioè parlavo di scelte politiche. La scelta che aveva fatto il governo di centrodestra era quella di togliere i finanziamenti al contrasto della povertà, addirittura al fondo per la non autosufficienza, cioè lì c'erano dei soldi e hanno deciso di prendere quei soldi da lì e metterli da un'altra parte. È questione di scelte. Noi invece abbiamo scelto non solo di rifinanziare completamente il fondo per la non autosufficienza, ma di aumentare i fondi per il contrasto alla povertà, soldi che prima non c'erano, fino ad arrivare a 1,5 miliardi. Abbiamo scelto di mettere i soldi per questo obiettivo, contrastare la povertà, e se poi quando ci saranno le elezioni verremo rivotati continueremo su questa scelta, così come sulla scuola, una questione di scelte. Quando c'era il ministro Gelmini, anche lì aveva tirato una riga, l'aveva chiamata riforma della scuola, aveva tolto i trasferimenti alla scuola. Noi siamo tornati a mettere risorse per la scuola pubblica, per l'assunzione degli insegnanti che mancavano. Male, però, sorana, questo abbiamo fatto. No, ma guarda, sul dibattito che si è innescato prima, io lo ritengo, solo tu. Lo ritengo un dibattito di grande rilievo, anche perché in questo paese noi abbiamo fatto una scelta qualche anno fa con la riforma della scuola fatta da Luigi Berlinguer, dal ministro Berlinguer, quello che introduceva il riconoscimento delle scuole paritarie e il sostegno in questo riconoscimento alle scuole paritarie. Ma no, non quindi adesso non stiamo paritarie. Quindi adesso non stiamo parlando, credo, di questo diritto che è nel nostro ordinamento e che è riconosciuto. Credo che stiamo ragionando in termini al quanto viene riconosciuto in ragione della specificità e del riconoscimento che ottengono. Quindi la discussione è di questo tipo, quindi credo che non sia una discussione ideologica, credo che sia una discussione molto nel merito, che riguarda il livello statale, poi riguarda anche il livello delle amministrazioni locali, dove ognuno fa le sue scelte. Cosa stai dicendo, Soranna? Guardi, è effettivamente quello che dice l'onorevole, concordo, perché su questo tema sia la destra che la sinistra negli anni sono sempre stati sensibili, perché ribadisco, è un tema molto complicato che domanda davvero tanto approfondimento. Il concetto però qual è? Qui non si tratta, la legge Berlinguer è stato l'unico barlume di luce e poi il buio, qui non si tratta di dare soldi alle paritarie, qui si tratta di dire che dobbiamo garantire il diritto e la libertà di scelta educativa della famiglia, che in quanto tale si deve giocare nella scuola statale, nella scuola paritaria, a costo zero perché ha già pagato le tasse. E difatti, ritorno sulla riforma, difatti questo libro, come vedete, ha la prefazione del ministro Giannini e quindi con l'approvazione del premier allora Renzi, quindi nulla di strano e nulla di complesso da capire. Però qual è il problema? Che dopo la legge 107, che era una buona legge che metteva al centro la famiglia, io a volte ho paura di quei partiti che temono la libertà reale della gente, quella che si gioca nella scelta, abbiamo avuto l'infornata dei 100.000 docenti, diceva l'onorevole, abbiamo dato più risorse alla scuola. È così? No, non è così, perché 100.000 docenti sono andati a determinare delle cattedre sovrannumerarie, quindi sono andati ad occupare le segreterie, di contro abbiamo classi e cattedre della scuola statale senza docenti. Ma okay, vogliamo vederla fino in fondo? Quindi abbiamo speso di più. No, ma siccome prego, questa ragazzi, è una questione delicatissima. No, scusa, devi dare la pubblicità. Sì, grazie. Allora, dopo, prego, quando mi dai la parola, scusate, se c'è grazie, tempo... Grazie, chiudiamo magari su quello. Ok, grazie. Scuola le dico... Eccoci qua, no, proprio per chiudere, cosa volevi aggiungere Vinicio, poi Corrado? No, poi magari c'è un'altra occasione, però mi sembrava interessante, sì, il rilievo che è stato sollevato, cioè sono stati assunti più di 100.000 insegnanti e per esempio qua nella provincia di Milano, ma non solo, molti di noi anche a casa abbiamo testimonianza diretta che all'inizio mancavano degli insegnanti, ci sono stati dei problemi. Questo attiene, come ogni volta che in questo paese cambi le cose, all'inizio l'assestamento è complicato, ma attiene anche a quella che è la fotografia, cioè tu hai le cattedre, il maggior numero delle cattedre, la richiesta delle cattedre che è nel centro-nord,
e la maggior parte degli insegnanti che è nel sud. E in questo passaggio c'è stato un elemento che tutto è tipico italiano di ulteriore difficoltà. Certo. È la transizione quella complicata. Il tema scuola è un tema sul quale si potrebbe parlare giorni e giorni. Io ritengo che in chiusura si debba buttare un'altra argomentazione. Io penso fortemente che la prima cosa che vada cambiata nella scuola è la modalità di fare scuola. Negli ultimi 20 anni io credo che si sia passati troppo al rispetto, alla considerazione del nozionismo rispetto alla vera capacità, alla vera libertà e capacità di ragionamento degli alunni. Iniziamo a ragionare su questo e da questo fonderemo una società migliore e un domani creeremo una classe dirigente che possa veramente governare bene questo paese. Speriamo. Se ci fermiamo al nozionismo, così come avviene nella scienza, in alcuni ambiti scientifici, in alcune università, se le verità precostituite non possono mai essere messe in discussione, se non si insegna ai nostri figli a ragionare, non c'è un futuro, indipendentemente da quale scuola andranno, se pubblica o paritaria. Guardi, io auguro a voi dei 5 Stelle che vi restituiate una buona dose di libertà personale e restituiate la libertà di scelta educativa alla famiglia. Non abbiate paura, la famiglia sa scegliere. Non abbiate paura di avere coraggio. Non abbiate paura di dare alla famiglia la libertà di scelta, altrimenti i plotoni ragazzi, non vanno da nessuna io parte. Mi scuso nel senso che ci sono tante altre telefonate in attesa, sono davvero tante. Facciamo così tanto. Noi torniamo domani mattina alle 7, c'è Marco, mi raccomando, alle 7:30 arriviamo noi due con tutti gli ospiti, quindi vi aspettiamo domattina. Ma ancora prima, dalle 9:30 c'è Milanao, seguite 191 del digitale. A mezzogiorno su Antenna 3 c'è Marco, io sono da Palazzo Lombardia con l'assessore Parolini. Mi raccomando, seguiteci all'una, prima Marco a mezzogiorno e poi niente, ciao. Ciao Corrado. Buongiorno. Ciao Saranna. Buongiorno, ciao, grazie. Ciao Lupo. Buona giornata. È tua la... Ciao Mimmo. Un programma in collaborazione con Mondialux per trovare la tua luce.